Per il progetto che ha il Napoli, ovvero di crescere, la Champions è fondamentale, ma se non ci vai, se acchiappi l'anno dove non ci vai, tu devi andare in Europa League e se non riesci ad andare in Europa League, devi andare in Conference. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Teldarion e oggi è la vigilia di Monza-Napoli. In questo sabato andiamo un po' a parlare appunto della partita. Facciamo il solito video della vigilia. Iscrivetevi, mi raccomando, ragazzi, che è totalmente gratis, mi aiutate a crescere e poi attivate anche la campanella così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei video. Allora, ragazzi, diciamo che questa settimana tutto si è parlato fuorché della partita. Si è parlato di Manna, si è parlato di questo centro sportivo che non si farà più a Bagnoli, visto che la Federtennis ha bruciato De Laurentiis sul tempo. Piccola parentesi, mo la butto lì. Quanto scommettiamo che alla fine De Laurentiis affitterà un altro terreno e starà quindi a posto per i prossimi 10 anni? La butto lì, ecco. Chiusa parentesi. Si è parlato del film, ne abbiamo parlato ieri. Se ve lo siete persi, ve lo lascio qui in alto nelle schede. Diciamo, ragazzi, che la sensazione generale è che la partita di domani sia una partita un po' inutile, una partita che sembra un po' più un'amichevole che una partita ufficiale. E diciamo che non è così. Cioè, ragazzi, io capisco che la Champions League sia bella, che Napoli deve sempre ambire al top. Però questo non implica che tu debba snobbare tutto il resto nel caso in cui non vai in Champions, perché comunque noi quest'anno la Champions League l'abbiamo persa, sia per il quarto che per il quinto posto, però c'è un'Europa League e nel caso in cui non ci fosse l'Europa League ci sarebbe comunque una Conference League che va comunque onorata nel caso in cui tu dovessi andarci. E io apro questo video appunto parlando della classifica perché secondo me è importante, ragazzi. Noi in questo momento siamo all'ottavo posto con 45 punti. Il sesto posto lo possiamo anche non considerare più visto che l'Atalanta è bella lontana e tra l'altro c'ha anche una partita in meno. Guardiamo il settimo posto. Ora, ragazzi, per come sono messi adesso i fatti, considerando il quinto posto valevole della Champions, tu in questo momento hai il sesto posto che vale per l'Europa League, il settimo per la Conference League e poi c'è la vincitrice della Coppa Italia che va a farsi l'Europa League. Ora, c'è un caso particolare che interessa molto a noi e che onestamente, diciamo, spero che vada così perché così ci favorisce molto. C'è il caso dove la vincitrice della Coppa Italia va in Champions League. Perché questo? Perché se la vincitrice della Coppa Italia è già qualificata per la Champions League, allora il secondo posto dell'Europa League che dovrebbe andare alla vincente della Coppa Italia viene presa dalla squadra che si qualifica settima. Di conseguenza, l'ottava va in Conference League. Questo quindi cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che noi, e adesso a qualcuno sanguineranno parecchio le orecchie, dobbiamo tifare Juventus in Coppa Italia. Eh sì, ragazzi, perché se la Juventus vince la Coppa Italia, e vabbè, ora la Juve sta in un momento un po' complicato, però io onestamente fatico a vedere una Juve sesta, settima, ottava. Quindi in Champions dovrebbe andarci sicuramente. Se vince la Coppa Italia, allora permetterà alla settima di andare in Europa League e di conseguenza andare l'ottava in Conference. Quindi questo, ragazzi, cosa vuol dire? Che se la Juventus vince la Coppa Italia, tu devi arrivare minimo ottavo e potrai andare in questo modo in una Coppa Europea. In questa situazione, no, tu avresti un punto dal settimo posto, quindi c'hai la Lazio. Ecco, tu adesso devi lottartela con Lazio, Torino, Fiorentina e Monza. Queste 5 squadre si giocano potenzialmente gli ultimi 2 posti in Europa, uno in Europa League e uno in Conference. Quindi tu a oggi, considerando la Juve che vince la Coppa Italia, sei a un punto dall'Europa League. Quindi sei ancora in corsa, sei ancora lì, per una coppa minore va benissimo, ma questo non vuol dire che non devi andarla a giocare. Io, ragazzi, l'ho detto pure altre volte in passato. Se c'è la Conference League, cioè se l'opzione è
Conference League oppure solo il campionato. Io tutta la vita vado a farmi la Conference League, a parte perché è una coppa comunque alla portata del Napoli, e io non capisco la gente che sputa in faccia un trofeo che ti arricchirebbe una bacheca che tutto è fuorché piena di trofei. E poi ragazzi, c'è sempre la questione ranking. Andare in Europa è fondamentale per mantenere un ranking UEFA decente, perché se tu non vai proprio in coppa perdi punti ranking che vengono recuperati da altre squadre, e quindi tu quando tornerai in Champions League scenderai di fascia. La morale di tutto di questo discorso: tu in Europa ci devi andare a prescindere da se sia Champions Europa o Conference. Per il progetto che ha il Napoli, ovvero di crescere, la Champions è fondamentale, ma se non ci vai, se acchiappi l'anno dove non ci vai, tu devi andare in Europa League, e se non riesci ad andare in Europa League devi andare in Conference e quantomeno vincerla, perché poi se vai in Conference League la vinci, perché se l'ha vinta la Roma di Mourinho non vedo perché non possa vincere il Napoli. Ecco, quindi chiuso questo discorso, la partita di domani, così come le prossime 7, saranno fondamentali per questo discorso Europa. Ora, uno se guarda la partita contro l'Atalanta ti viene da pensare: questi hanno mollato, perché ragazzi, i giocatori contro l'Atalanta hanno ampiamente dimostrato che con la testa non ci sono più, e questa cosa è gravissima. È gravissima perché, come vi ho detto prima, siamo ampiamente in corsa, e io in questo caso, ecco, secondo me quando si arriva in queste situazioni c'è da fare una sola cosa, ovvero mettere dentro facce nuove. E io qui mi allaccio alla probabile formazione che adesso vado un attimo a recuperare e ve la faccio vedere. 1 hour later. Questa è la formazione che io vorrei vedere domani e che in generale vorrei vedere da qui fino all'ultima giornata. Ho cercato di fare un mix, cioè non volevo stravolgere totalmente la squadra e mettere 11 giocatori nuovi, perché sarebbe troppo esagerato. E poi sappiamo che mettere 11 giocatori tutti insieme che finora non hanno mai giocato appunto insieme, praticamente vai a peggiorare ulteriormente la situazione. Quindi ho fatto un mix. Ora, innanzitutto il modulo. Come ho detto altre volte, la rosa attuale secondo me è costruita per fare un 4-2-3-1 col sottopunta, ok? Togli una mezzala, metti un sottopunta. Alla fine è soltanto capovolgere il triangolo che c'è al centrocampo. Invece di avere il vertice basso c'è il vertice alto. In difesa io vorrei vedere Mazzocchi al posto di Di Lorenzo. È preciso, voglio vedere Mazzocchi non perché Di Lorenzo è scarso, come tanti dicono, che adesso stanno dicendo tutti quanti che Di Lorenzo è un scarson, se n'ha dai. No ragazzi, Di Lorenzo sta patendo. Avete presente il serbatoio della benzina? Di Lorenzo non è che c'è il serbatoio vuoto, si è consumato anche il serbatoio per quante partite sta facendo e per quanto non sta riposando. Di Lorenzo c'ha un solo problema: non ha un sostituto, o meglio, cioè in teoria ce l'ha, è Mazzocchi, ma perché non gioca mai? Cioè, perché quando giocava al posto di Oliveira o Mario Rui, oppure giocava insieme a Di Lorenzo sulla destra? Perché Di Lorenzo non può riposare? C'è una clausola nel contratto che obbliga Di Lorenzo a giocare tutti i minuti ininterrottamente. C'è questa convinzione che senza Di Lorenzo le partite si perdano. Ultimamente si sta vedendo piuttosto il contrario, ma non perché Di Lorenzo è scarso, perché Di Lorenzo è stanco mentalmente e fisicamente. E io penso che contro il Monza una partita Di Lorenzo la può anche vedersela dalla panchina. Quindi io vorrei vedere Mazzocchi come sostituto di Di Lorenzo. Succederà? Non credo proprio. Per quanto riguarda i centrali, ho preferito cambiarne solo uno perché due mi sembravano troppi. Però magari si può fare un'alternanza. Ecco, col Monza metti Nathan, col Frosinone, se non sbaglio la prossima è col Frosinone, metti Østigard. Potresti fare un'alternanza. Però io nei centrali vorrei vedere qualcosa di diverso. Juan Jesus contro l'Atalanta, un disastro, ha risentito anche la storia di quella con Acerbi. Io domani per esempio vorrei vedere Nathan, anche perché ragazzi noi dobbiamo capire se certi giocatori possono essere il futuro o no del Napoli. Nathan può essere il futuro del Napoli? Non lo so, perché finora si è visto poco. E con Mazzarri, anzi più che altro con Garcia, quando ha fatto a un certo punto la coppia Nathan-Ostigar non stava andando malissimo. Anche con Mazzarri non stava andando malissimo. Il problema di Nathan è che noi non l'abbiamo mai visto
con continuità, 10 partite di fila, l'abbiamo vista sempre spezzettata. Quindi io domani vorrei vedere Nata, più che altro per capire se sto ragazzo può essere un futuro, può far parte del Napoli del futuro oppure no. Poi Olivera a sinistra, perché comunque con l'Atalanta ha giocato Mario Rui, quindi alternanza naturale. A centrocampo Lobotka, vorrei vedere Kajust. Posso vedere Kajust una partita? Perché continuare a mettere questo Anghissà quando sta facendo male? Possibile che un Kajust non sia più motivato di un Anghissà che sta facendo disastri? Possibile che un Nathan sia meno motivato di un Juan Jesus? Possibile che un Mazzocchi sia mentalmente e fisicamente messo peggio di Lorenzo? Possibile che un Gong non sia più motivato di un Politano? Cioè, a un certo punto, ragazzi, cioè, dopo che tu vedi Napoli-Atalanta, ma ti fai delle domande, ti chiedi, ma questi giocatori hanno perso proprio lo stimolo, la motivazione di continuare? E a questo punto non conviene mettere dentro gente che magari si rivelerà anche più scarsa, no? Ma almeno, cazzo, c'ha la possibilità, diciamo, c'ha lo stimolo, c'ha la possibilità per dire al mister: io posso giocare nel Napoli, c'hanno un motivo, uno stimolo per fare bene. È possibile che questi, cioè, Gong, Kajust, Nathan e Mazzocchi, a livello di stimoli stanno messi peggio di Juan Jesus, Anghissà e Politano? Mi rifiuto di crederlo. Poi vorrei vedere Raspadori nel suo ruolo, perché Raspadori messo esterno non è il suo ruolo. Raspadori sotto punta, al massimo seconda punta vicino all'altro attaccante. Clara a sinistra, che se ha recuperato giocherà sicuramente, e poi davanti Osimhen. Io questo chiedo a Calzone in queste 8 partite: tu puoi andare ancora in Europa League, e se non puoi andare in Europa League c'è ancora la Conference League. Io l'anno prossimo non voglio fare solo il campionato, non lo voglio fare, io voglio fare una coppa l'anno prossimo, perché è importante rimanere nelle coppe. Non perdi il, diciamo, il tatto con l'Europa, con le competizioni internazionali. Andare comunque in Europa è una garanzia di sponsorizzazioni, perché se tu non fai la coppa europea certi sponsor non vengono, il ranking, hai comunque delle entrate extra che non saranno i milioni della Champions League, ma sono comunque entrate extra. Andare in Europa è fondamentale, e diffidate da quelli che vi dicono che è meglio fare solo il campionato piuttosto che fare la coppa minore. Diffidate da chi vi dice queste cose, è inammissibile sentire queste cose ancora nel 2024. La coppa europea è fondamentale, qualsiasi essa sia. Hai sbagliato l'anno, ti ritrovi ottavo e fai la Conference League, ci vai, la giochi e la devi vincere. Perché io poi il trofeo europeo, io onestamente, personalmente, non ci sputo mai su un trofeo in generale. Io non sputo mai sulla Supercoppa, non sputo mai sulla Coppa Italiana, che per tanti sono coppette. Io domani voglio vedere gente che può essere il futuro del Napoli e che mentalmente sia più stimolata e sia più motivata di gente che finora ha giocato e ha dimostrato di non avere più nessuno stimolo. Detto questo, domani affrontiamo il Monza. Domani è uno scontro diretto, ragazzi, è uno scontro diretto per l'Europa, perché il Monza è a 3 punti da noi. Potenzialmente domani potremmo andare all'11° posto, perché poi bisogna vedere che fa il Torino, la Fiorentina, però potenzialmente domani il Napoli, se perde, può ritrovarsi all'11° posto. E ragazzi, il Monza sicuramente ci avrà, sotto il punto di vista degli stimoli, delle motivazioni, sarà messo meglio di noi, perché loro appunto stanno facendo questa corsa all'Europa che sarebbe la prima volta nella loro storia. Quindi veramente dal punto di vista degli stimoli saranno messi meglio di noi. Il Monza, ho visto la probabile formazione, il problema più che altro è che il Monza comunque gioca col 4-2-3-1, davanti c'ha questo Djuric che sarà un avversario comunque ostico, e dobbiamo stare attenti sugli esterni. Ecco, la partita secondo me domani si deciderà sugli esterni. Occhio a Colpani, l'anno prossimo non si può provare a prenderlo, no? Dovrebbe giocare Mota sulla sinistra. C'è comunque un po' di defezione, ce l'ha anche il Monza, perché sto vedendo ora gli indisponibili, vabbè, a parte Caprari e Gomez, D'Ambrosio, Bettella, Vignato, Bondo in dubbio, quindi hanno anche loro delle defezioni. E poi ragazzi, cosa importante, la partita domani è fondamentale anche dal punto di vista dei precedenti, perché tu a oggi hai
una vittoria, quella dell'anno scorso, il 4-0, dove Kvara fece quel bellissimo gol a giro sul palo. Poi hai perso l'anno scorso nel finale di campionato a Monza, quest'anno hai pareggiato in casa, quindi a oggi i precedenti sono pari. E domani chi vince si porterà avanti nei precedenti. Poi ragazzi, cioè, nessuno ci vieta comunque di provare una rincorsa sull'Atalanta, perché comunque ragazzi l'Atalanta in Coppa Italia ha dimostrato di star vivendo un periodo non proprio ottimo. Quel 3-0 contro di noi è arrivato perché praticamente, cioè, noi abbiamo steso il tappeto rosso a terra, e diciamoci la verità, non è che ci hanno messo tutto sto impegno per batterci. Ecco, poi è arrivata la Fiorentina in Coppa Italia e hanno faticato parecchio, poi ci avranno il Liverpool a breve, quindi l'Atalanta vivrà un mese da questo momento in poi molto tosto e difficile, e tu se fai il tuo potresti anche magari recuperare sul sesto posto, sul quinto ragazzi voglio essere chiaro, perché già al tempo feci il video sulle percentuali, il quinto posto io non lo considererò più, io adesso sono focussato sul settimo posto. Se fai il famoso filotto di vittorie che ancora stiamo aspettando, potresti magari provare in un sesto posto. Però ripeto, settimo posto, Europa League, ottavo posto, Conference League, con l'augurio che la Juve vinca la Coppa Italia. Quindi ragazzi, questo è quanto. Voglio soltanto vedere da Calzona una formazione, un mix tra gente comunque imprescindibile e gente che può metterci del suo dal punto di vista degli stimoli e delle motivazioni. Gong, Kajust, Nathan, questa gente c'ha motivo di giocare perché deve prendersi il posto e deve dimostrare. Lindstrom purtroppo domani non ci sarà perché penso che cioè, hanno messo il report allenamento oggi, abbiamo scoperto che c'ha la lombalgia, quindi non credo che giocherà domani, che non verrà manco convocato, però c'è gente che oggi in questo finale ti può dare tanto, perché deve dimostrare ancora tutto, e io punterei su questa gente. Ecco, quindi detto questo ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel like mi raccomando, iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo domani con il post partita. Domani si gioca alle 3, ecco, orario classico, la domenica alle 3. E quindi niente, ci vediamo domani pomeriggio, forza Napoli sempre, e mi raccomando, questo finale di campionato non è un susseguirsi di amichevoli, ma qua c'è da conquistarsi l'Europa, seppur quella minore, quindi dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine.